Remiera a livello internazionale. E ora si torna però immediatamente in acqua, si torna immediatamente nelle finali di giornata. Già ne sono state disputate un buon numero. Intanto la regia ci offre nuovamente bellezze, in questo caso della natura qui di Racice, ma questa è la start list della finale del 2 senza pesi leggeri maschile, e qui i colori azzurri tornano ad essere protagonisti, ci auguriamo nel modo migliore possibile. Questi sono gli Stati Uniti d'America in acqua 1, Harrison Tvaritz e Justin Stevens, per loro l'acqua 1. Ungheria, Bence, Szabo e Kálmán Furko. Occhi puntati poi sui nostri, Alessandro Durante, Giovanni Ficarra per l'Italia. Eccoli qua, concentrati. Turchia. Ahmet Ali Kabedai e Halper Sveket Heren per la Turchia in acqua 4. Repubblica Ceca, l'applauso del pubblico, concentratissimi. Giri Kopac e Milan Victora. E in sesta corsia Ibrahim Elzurigi e Ossam Eldin Azuz per l'Egitto. Due senza pesi leggeri maschile. Ecco qui i nostri due ragazzi, Alessandro e Giovanni, lì inquadrati, pronti a partire sui blocchi di partenza, pronti a dare il massimo per provare a regalarci un'emozione. Si va, si parte. È la finale, finalissima del due senza pesi leggeri maschile. Andiamo a vedere subito i colpi in acqua per capire qual è stata la loro partenza e se sono subito partiti con uno sprint decisivo. Ci auguriamo 53, che sia così. 53 colpi degli azzurri, quindi una partenza davvero velocissima del due senza pesi leggeri dei nostri due ragazzi. Andiamo a vedere, Bruno, da chi dovranno guardarsi per provare a strappare il sogno di un qualcosa di importante. Eh sì, Alessandro, gara difficilissima questa per i nostri azzurri. Alessandro Durante della canottieri Telli Limar e Giovanni Ficarra della canottieri Peloro, i due ragazzi siciliani dovranno vedersela assolutamente con l'acqua 4 della Turchia, i due che nei giorni scorsi in occasione della preliminary race hanno vinto proprio sui due azzurri. L'Italia deve partire forte, deve cercare di dar fastidio alla Turchia, ma attenzione anche alla Repubblica Ceca che nella gara della preliminary race è giunta terza. I due azzurri, campione del mondo già under 23 nel 4 senza nel 2017 e nel 2 senza pesi leggeri nel 2015, Giovanni Ficarra è un talento veramente siciliano, colui che ha già vinto anche il mondiale assoluto maschile nel singolo di Costa Rowing, battendo atleti del calibro di Borghe. L'abbiamo visto, intanto diamo un attimo il tempo. Qui sui 500 metri, eccola là l'Italia 1:36.73, poi la Turchia e l'Egitto. Dicevamo che Giovanni Ficarra l'abbiamo visto ai campionati italiani, ma lo conosciamo, davvero un talento di specialità abbastanza poliedrico, perché nel beach sprint ha fatto vedere insomma delle qualità, delle capacità impressionanti, che noi ci auguriamo possa riprodurre anche qui in coppia con Alessandro Durante. La nostra imbarcazione va bene lì in acqua 4, c'è la Turchia che spinge, ma noi stiamo andando a una ottima velocità, davvero, Bruno, una prima parte di gara, ma tendiamo a dirlo, esplosiva, sì, da sì, parte dei nostri. 17.8 la velocità, poi l'Egitto, la Turchia, la Repubblica Ceca è comunque forte, Stati Uniti d'America molto più lenti, ma 42 colpi per i nostri due ragazzi che vanno a tutta, stanno spingendo davvero a tutta. L'Egitto lì sopra, anzi qui davanti all'inquadratura, eccoli qua immediatamente chiamati dalla regia, sono Ibrahim e Ossem Eldin, da loro bisognerà comunque guardarsi, infatti va lì a controllare con lo sguardo a destra il capovoga dell'Egitto. L'Italia è un
po' più avanti, ma la gara è ancora lunga, mancano ancora molte palate in acqua, molti colpi in acqua e quindi ancora molta fatica. E l'Italia, se deve puntare alla vittoria, deve assolutamente fare quello che stanno facendo in questo momento Ficarra e Durante. Intanto al passaggio dei 1000 metri siamo primi. 3.17 e 86 per l'Italia, ancora l'Egitto a 2.64, poi la Turchia a 3.66, Repubblica Ceca, Ungheria e Stati Uniti d'America. Tra l'altro, voglio dire, il nostro equipaggio va a difendere il campione, diciamo il titolo di campione del mondo in carica, visto che nel 2019 a Linz vinsero proprio Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio. Quindi un'Italia che tiene e va a difendere questo titolo mondiale, ci auguriamo che lo possa riportare nuovamente a casa, lo possa nuovamente riportare tra di noi. 41 colpi per l'Italia, più attardati l'Egitto che ora inizia a perdere, la Repubblica Ceca invece aumenta. Mi sembra un'azione davvero concentrata, un'azione pulita, la nostra imbarcazione va sull'acqua, non fa schiuma, va molto liscia. Continuano a controllare, ma continuano a spingere a tutta i nostri due ragazzi. Qui l'Egitto continua a provare ad accelerare e andare a recuperare la nostra imbarcazione. La Turchia ha mollato, la Turchia ha mollato. La Turchia, Bruno, clamorosamente ha mollato. Erano loro i favoriti per questa vittoria di questa finalissima, e in questo momento la Turchia si sta lasciando andare alla minor velocità, e quindi questo è sicuramente positivissimo per i nostri azzurri, perché non vedendo più la Turchia in zona, in pericolo comunque che possano rimontare nell'ultima frazione di gara, l'Italia ha sicuramente più chance per poter aggiudicarsi una medaglia molto importante, una medaglia pesantissima per questa disciplina del due senza pesi leggeri. Deve assolutamente però stare attenta alla Ungheria e la Repubblica Ceca, che la Repubblica Ceca in questo momento sta facendo una miglior velocità di tutti quanti e gioca in casa, avrà il tifo di migliaia di persone qui, ma l'Italia c'è, l'Italia è lì davanti ancora e sta aspettando gli ultimi 500 metri. Eh sì, l'Italia che è già passata all'intertempo, era ancora davanti 5.02.77. Italia quindi che continua a mantenere la prima posizione e proverà a difenderla fino alla fine. Questi invece sono i due atleti della Repubblica Ceca che chiaramente stanno provando a mandare lì l'attacco finale, ma i nostri reggono, eccoli qua, forza ragazzi, dai Alessandro, dai Giovanni, provate a reggere. Vediamo lì Giovanni Ficarra che stringe i denti e prova a dare il tutto per tutto in questo ultimo rush finale. 43 colpi per noi, continua a controllare alla sinistra il nostro Giovanni Ficarra che prova a tenere lì, ma questo sarà il momento più duro, perché qui sotto le tribune della Labe Arena di Racice l'imbarcazione della Repubblica Ceca avrà la spinta in più del pubblico, ma siamo sicuri che anche i tifosi italiani riusciranno a dare il loro apporto, il loro supporto vocale per spingere la nostra imbarcazione lì fino al traguardo e magari conquistare un campionato del mondo. Non continuano, parte più. Sì. Non parte più la Repubblica Ceca, Bruno, non parte più. Bruno, qua andiamo a sbilanciarsi, ma mi sembra che si stiano appesantendo, perché hanno provato a fare l'attacco finale, ma ormai devono stare anche attenti dal ritorno dell'Ungheria, mentre i nostri continuano a spingere, continuano ad andare, continuano a guardare a destra e a sinistra, ma ci sono solo loro che tagliano il traguardo. Vittoria, campioni del mondo, bravissimi, eccoli qua, seconda posizione poi per l'Ungheria e la Repubblica Ceca che, come hai detto giustamente tu, ha mollato, ha dovuto quindi cedere la terza posizione. Bellissimo l'abbraccio, 6.47.69, una prova davvero di grandissima forza, di grandissimo spessore per i nostri Alessandro Durante e Giovanni Ficarra, che si sono messi lì al comando dalla prima battute, dai primi istanti di gara, e non hanno più mollato davvero per tutti i 2000 metri fantastici che li hanno portati fino alla vittoria finale. Eccolo qua il nostro Alessandro Durante, stanchissimo ma felice, altrettanto stanco ma felice. Questi sono i nostri questo era il remo dell'Ungheria che si è dovuto solamente accontentare di poter arrivare in seconda posizione.
ma che gara pazzesca questo del due senza pesi leggeri. L'obiettivo era quello di mettere in difficoltà la Turchia. I due azzurri ci sono riusciti, sono riusciti a metterli talmente in difficoltà che la Turchia a metà gara ha dovuto mollare e non è neanche riuscita a terminare la gara. E questo comunque lo ritengo anche un po' antisportivo, perché poi alla fine sono arrivati, si sono lasciati andare e si sono proprio, hanno preso 37 secondi dai nostri due nuovi campioni del mondo. È una grandissima tradizione per l'Italia nel due senza pesi leggeri. E oggi Giovanni Ficarra può alzare al cielo il suo terzo titolo mondiale, ma questo un titolo mondiale assoluto nel due senza pesi leggeri insieme al compagno di barca Alessandro Durante. Festeggerà sicuramente Marco Costantini e Alda Camma, i due allenatori di questi due splendidi azzurri che hanno vinto oggi questo meraviglioso titolo mondiale. E qui c'è la gioia, come detto, anche per i tifosi italiani. 6:47:69, un ottimo tempo. Poi Ungheria e Repubblica Ceca, bravissimi davvero. Executive Committee Member. Zástupkyně Mezinárodní veslařské federace. Hej, Vesa. Il sorriso, gli applausi dei tifosi italiani, l'inno di Mameli suonato qui alla Labe Arena di Racice, la gioia di Alessandro Durante e Giovanni Ficarra, perché sono loro i campioni del mondo. Medaglia d'argento per l'Ungheria e medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca. Hanno fatto una gara eccezionale e si sono appunto imposti con la loro forza e con la loro grande caparbietà. Bellissima questa immagine dei nostri azzurri che ora potranno festeggiare con i tifosi italiani che abbiamo visto. Intanto vediamo Giovanni Ficarra che va, andiamo, seguiamolo dove va, se le telecamere ci diranno. È andato, ah, ecco qua. Vuole giustamente vuole immortalare questo momento che rimane lì impresso nella sua mente, ma è giusto che abbia anche lo scatto che gli rimarrà per sempre. Nel momento in cui andrà a ricordarlo. Hanno fatto una bellissima gara, di grande autorevolezza anche loro. Sì, di grande autorevolezza, di grande intelligenza, di strategia. È stata proprio mirata al titolo, conoscendo i due atleti. Non si volevano accontentare di una medaglia mondiale, ma volevano vincere il titolo. Tra l'altro proprio Giovanni che colleziona oggi due titoli Under 23 e questo è il primo titolo mondiale assoluto. Quindi complimenti a questi due ragazzi che si sono trovati, due ragazzi siciliani che si sono trovati in questi ultimi due anni e stanno veramente facendo molto molto bene. Eh sì, hanno fatto molto bene loro, hanno fatto benissimo anche